Oggi sicuramente poco profumo di calcio a Pinzolo. Abbiamo visto un Toro davvero davvero brutto nel secondo tempo, che si salva nel secondo, porta a casa la partita 2-1, ma usciamo davvero tristi e rammaricati, come avrebbe detto Juric da questa prima partita qua. Andre, Ale, partiamo dal primo tempo. Il primo tempo è davvero orrore, davvero brutto brutto brutto, zero idee in campo. La palla girava lenta, la palla girava senza idee, sembrava di vedere il Toro di Juric, tant'è che il Toro chiude sotto il primo tempo una squadra di Serie C. Horvat si nascondeva subito. Il Toro in realtà è iniziato bene i primi 5 minuti, poi subito zero. E la cosa grave di oggi, secondo me, è stati i piedi davvero fucilati. Poca tecnica, Assolutamente, sì. Siamo in entrambi sicuri. Cioè, poca tecnica, magari qualche idea, ma poca tecnica. Nessuno che ti punta all'uomo. Hai provato due imbucate di braccetti, zero. Grave, grave quello che hai visto nel primo tempo. Tamez che si nascondeva, Duvan basso, sì, Zapata totalmente fuori forma. Andre, come l'hai visto? Zapata assolutamente fuori forma, proprio visto faticoso, lento nei movimenti, zero proposizione, niente, quindi bocciato. Appesantito. Appesantito, sì. Ti è piaciuto qualcuno invece? Mi è piaciuto l'ingresso in campo di Alessandro Della Valle, che ha preso appunto il posto di Masina. È entrato bene subito, ha impostato bene anche la difesa, scambiando anche diversi tocchi di pallone, di tiri, giusto? E boh, mi è piaciuto. Ale promosso, Se, secondo me. perché poi la squadra nel secondo tempo cambia totalmente dalla prima, primo tempo invece volevo da braccetto. Visto male, male. Troppi passaggi sbagliati, cambi di gioco, ne ha provati due o tre, tutti sbagliati, fuori dal campo proprio. No, pensavo potesse fare meglio da braccetto, forse, ma Anch'io credo, ieri non ha fatto male. Oggi veramente ho giocato. Ieri sì, si è oggi allenato male. bene, ieri, è vero. E bocciato anche Lazzaro sull'altra Primo fascia. tempo. Sì, Lazzaro, assolutamente. primo tempo. Assolutamente. Una cosa particolare è, allora, innanzitutto non possiamo non commentare la prestazione di Vagna. Un'uscita a vuoto sul gol devastante, c'è cioè un errore gravissimo. Gravissimo l'errore. Anche lì forse se l'è perso anche lì Vojvoda, forse, Sì, per però taglio. assolutamente E si poi perde il l'uscita lì. taglio grave. Ricordiamo sempre che giochiamo una serie C. Scusa, Serie C, che il secondo tempo ha messo le riserve, anche noi avevamo le riserve nel secondo tempo, ma Vagna fa un'uscita a vuoto gravissima, sembra una scusa di Serie C. È sempre stata la sua pecca, lo conosciamo ormai, sia sui calci d'angolo Contro una che. squadra di Serie C. Certo. Grave, errore grave. Assolutamente. Particolarità invece tattica, Vanoli rispetto a Juric ha chiamato tante volte sul braccetto, poi abbiamo forse anche un Se video abbiamo dei video, se dove, ho ripreso mettiamo, io. dove l'hai detto, chiamava la linea su, cioè stare su questa Non linea troppo su. bassi, Esatto, chiamava chiamava Cocco sempre. Tutti di stare più alti, Perché accorciare. la differenza scorso anno giocavi a uomo a tutto campo, quindi li seguivi, quest'anno linea su per giocare sul La zona. fuorigioco e spingere. Questa è la differenza più grande. Fine primo tempo si è chiuso con Vanoli 10 minuti che non parlava. Si è visto proprio chiuso in se Seduto stesso. in Dopo il panchina. gol, dal gol preso a fine primo tempo. Secondo tempo il Toro cambia. Gol di Karamoji, meglio. Siamo stati Più vivaci. Più Sì, verbi, più a me positivi. mi è piaciuto Più anche a me. voglia, volevano Sì, dimostrare i ragazzi. è solo quello, volevano dimostrare perché poi, per carità, loro hanno messo anche dentro giocatori scarsi. Però noi non abbiamo giocato neanche il titolare. Poi ha fatto un altro errore, cioè Balcò, Baglie giocatore male. inguardabile, Baglie, sì, male, cioè G anche lui non mi è piaciuto, cioè poca. Un po' meglio del Sì, primo. meglio del primo, no, sicuramente meglio del primo, tempo davvero da due. Però il ragionamento è che vinci con giocatori che poi non saranno poi giocatori durante No, l'anno. fa parte del progetto. E quello che mi è mancato oggi nel primo tempo sono state le idee. Cioè con i titolari tu non hai visto idee. Quello che ho Magari. provato, cioè quello che ha provato in allenamento non l'ha fatto. Peccato, scusa se ti No, 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 fai, interrompo, perché nell'allenamento io li ho visti belli carichi, onestamente. Cioè, non so se Il anche ragionamento per te è che così. Vanoli ha fatto vedere un po' di verve, il fatto che in partita anche Sanabria male, cioè non hai l'idea di fare qualcosa, ce la provo a fare l'idea ma poi non ho i piedi, fucilati che l'abbiamo detto, ma proprio lenti tempo, lenti giro Chiamava palla. gli inserimenti, nessuno che si inseriva. Cioè, Sanabria ha preso quel pallo lì il primo tempo, però il resto è stato zero. La partita, io la partita non so, anche se mi hai vinto, non sono contento perché io guardo il primo tempo, il secondo tempo non lo guardo perché guardo i titolari, come stanno i titolari, e il primo tempo è un primo tempo da tre. Mi ha giocato malissimo. Beh, ma non penso sia il nostro centrocampo titolare, spero. No, certo, però Mancano giocatori, sì, abbiamo, cioè, Linetti, Tamesa appesantiti, cioè No, proprio lenti. E non puoi giocare titolare con il loro, problema è che sì. se giochi con Ricci e Ginetti te ne manca un altro là da comprare. Sì, sicuro. Tamezze anche Ma anche insufficiente. dietro, mancano troppi acquisti ancora. Ti ringrazio, Doc. Alla prossima. Ci aggiorniamo.